La laguna è opera antica della natura. Da prima la marea, il riflusso e la terra in azione reciproca, quindi il progressivo abbassamento delle acque preistoriche, fecero sì che all'estremità superiore dell'Adriatico si formasse una considerevole zona paludosa, che dopo essere stata sommersa dall'alta marea, viene parzialmente lasciata libera dal riflusso. L'arte umana si impadronì dei punti più eminenti e così nacque Venezia, collegando in sé 100 isole, circondata da 100 altre. Venezia giace ancora dinanzi ai nostri occhi, come era nel periodo finale della sua decadenza. Un fantasma sulle sabbie del mare, così debole, così silenziosa, così spoglia di tutto all'infuori della sua bellezza, che qualche volta, quando ammiriamo il suo languido riflesso nella laguna, rimaniamo incerti quale sia la città e quale l'ombra. Nella seconda metà del 200, nell'Italia centro-settentrionale, nacquero numerose confraternite composte da laici che si riunivano nel nome di Cristo, della Vergine o di un santo patrono con finalità di culto e di mutuo soccorso. A Venezia queste confraternite erano dette scuole. I loro membri appartenevano alla borghesia, cioè a quel ceto di cittadini non patrizi, ma residenti in città e attivi nei mestieri e nelle professioni, in molti casi con grandi possibilità economiche, che esclusi dal governo oligarco della Repubblica, potevano così rivestire un ruolo di prestigio all'interno della società veneziana. I nobili potevano essere confratelli, ma non ricoprire cariche di governo. La Scuola Grande di San Rocco fu fondata nel 1478 come scuola di battuti. Sul finire del secolo si cominciò a costruire la prima sede della confraternita nei pressi del santuario francescano dei Frari. I primi due edifici portati a termine furono la chiesa, destinata a conservare le reliquie del santo, protettore degli appestati, e il piccolo edificio collocato a destra della chiesa stessa, in seguito soprannominato Scoletta. La fama della scuola crebbe enormemente in epoca moderna, grazie alla straordinaria venerazione tributata a San Rocco. I suoi poteri taumaturgici attiravano una grande massa di pellegrini alla sua tomba, accrescendo così il prestigio economico e politico dell'istituzione. Nel 1789 la Scuola Grande fu elevata a confraternita da Papa Pio VI ed è stata l'unica fra tutte le altre scuole veneziane a non essere colpita dalla soppressione del decennio francese, che come un flagello si era abbattuta sulle istituzioni ecclesiastiche della penisola italiana. Purtroppo però l'azione dei francesi ebbe comunque i suoi effetti. La scuola dovette rinunciare infatti alla maggior parte delle proprie risorse economiche. Per fortuna potette mantenere la proprietà dei suoi edifici con il suo inestimabile tesoro d'arte. La Scuola Grande di San Rocco è un vero e proprio museo. Questo
Quello che occorre mettere necessariamente in risalto, però, è lo straordinario sodalizio creato tra l'istituzione e il grande pittore veneziano Jacopo Robusti, detto il Tintoretto. Nel 1564, i due principali organi della scuola, Banca e Zonta, decisero di far decorare il soffitto della sala dell'albergo, dove i confratelli si riunivano per le proprie assemblee. Alla gara indetta dalla scuola parteciparono tutti i più grandi artisti del tempo, ma fu Tintoretto ad aggiudicarsi la commissione con un abile stratagemma. In luogo dei soliti bozzetti, egli collocò la tela con San Rocco in gloria già in loco. La soluzione fu vincente e al pittore toccò la decorazione della sala con storia della passione di Cristo. Questo squarcio giallo del cielo sopra il Golgota, il Tintoretto non l'ha scelto per significare l'angoscia, né tantomeno per provocarla. Esso è angoscia. E a un tempo, cielo giallo. La Basilica dei Frari. La basilica, a croce latina, è un classico esempio dello stile gotico, di un gotico che possiamo definire francescano perché, evitando lo sfarzo di guglie, pinnacoli e archi rampanti, sottolinea l'armonia, la bellezza e la semplicità delle linee. Il caldo colore delle pareti in cotto, appena macchiate all'esterno da qualche linea di bianco della pietra d'Istria, ne aumenta la suggestività e la semplicità. Il campanile è in stile romanico bizantino. Davanti la facciata e sul fianco sinistro della basilica si apre un ampio spazio che nella toponomastica veneziana si chiama campo, perché originariamente erboso, come gli innumerevoli altri campi e campielli della città. Il grande portale archiacuto, formato dai fasci di colonne e dai pilieri, è un bel esempio dell'arte gotica fiorita veneziana. Sulla sommità, la bella statua di Cristo risorto di Alessandro Vittoria del 1581, sul piliere sinistro la Vergine, e su quello destro San Francesco, opere vigorose di Bartolomeo Bon del XV secolo. Davanti alla facciata corre il Rio dei Frari,
lo si attraversa su un ponte costruito dai frati nel 1428. All'interno, la basilica presenta tre navate. Nella navata centrale, più alta delle due laterali, è dominata dall'Assunta del Tiziano, che troneggia in fondo all'abside centrale e si inquadra perfettamente nell'arco del coro. Sembra che Tiziano, da sommo artista, abbia fatto in modo che tutta la basilica serva riverente il suo capolavoro. Tiziano accettò di buon grado il lavoro per la Chiesa dei Frari. Tre ordini compongono la tavola. In basso ci sono gli apostoli, stupiti e agitati per l'avvenimento strepitoso. In mezzo la Madonna, lievissima, immersa nel fulgore di luce e circondata da una folla di angeli che l'accompagnano giubilanti acclamando «Ave, benedetta!». In alto l'Eterno Padre, che in serena e dignitosa maestà attira a sé la Vergine con uno sguardo d'amore. Nell'abside della sacrestia troviamo il trittico del Bellini, datato 1488. Un capolavoro immortale di arte e di pietà. Nello scomparto centrale del trittico, la Vergine seduta su un trono tiene tra le mani il bambino Gesù. La prospettiva è perfetta, tanto che la Vergine sembra staccata dal fondo. Lo sguardo della Madonna è dolcissimo. L'opera più dolce che sia stata fatta per gli altari. Uno sguardo materno di ineguagliabile tenerezza. Nelle tavole laterali, stupende figure di santi, San Marco, San Benedetto e a sinistra San Nicola di Bari e San Pietro.